intanto buongiorno a chi mi ascolta e ci sta vedendo. Siamo nella villetta Veneto in Termini Imerese, tra la strada di Sant'Antonio, piazzetta Sant'Antonio, e via Armando Diaz, incrocio via Armando Diaz. Oggi ho il piacere e l'onore di avere il sindaco in questa occasione di far vedere questa villetta che oggi abbiamo addobbato in maniera che potesse dare, proprio vedere lo scopo intanto di quello che vogliamo fare. Quindi certamente tra le immagini che poi vedrete darete anche voi un plauso di quello che è una persona, un cittadino, io, di Giovanni Pietro. Mi sto adoperando da 2 anni e mezzo per rendere questa villetta, che mi dispiace dirlo, era un immondezzaio, e abbiamo fatto tanto lavoro anche con qualcuno di buona volontà che mi ha dato una mano, e quindi allo scopo di realizzare quello che appunto vedrete nelle immagini che si proietteranno. E l'invito al signor sindaco è stato per sensibilizzare quel comune, la nuova amministrazione, a proteggere questo Tempio della Concordia, che ho lavorato tantissimo con passione e con amore, senza scopo, attenzione, di lucro, senza mai avere chiesto niente a nessuno, soldi. E qualcosa l'ho chiesto al comune per quello che hanno potuto darmi, le staccionate che ho realizzato qua per creare un po' la scenografia del luogo, e abbiamo realizzato questo per dare un contributo intanto alla cittadinanza e al turismo sia locale che straniero, e cominciare a dare un input, un senso, quella voglia proprio di cittadino di migliorare Termini Imerese. E lo stiamo notando per le strade, quello diciamo che è poco perché non sta ancora portando frutti di occupazione verso la cittadinanza, ma vediamo già un Termini Imerese, una città che sta cominciando a sentirsi il profumo della pulizia e non le montagne di spazzatura. Quindi confidiamo e siamo certi che questa amministrazione farà il possibile di rendere Termini Imerese una città splendente per come meriterebbe di essere. E la venuta del signor sindaco è questa, proprio di sensibilizzare, e l'amministrazione, nonché il signor sindaco, per i poteri conferiti che ha, di avere in possesso qua a termine indeterminato un gazebo per proteggere appunto il Tempio della Concordia, che addirittura c'è qualche vandalo che ha tirato qualche pietra per volerlo danneggiare. E quindi speriamo che tutto questo, perché la buona volontà di questa amministrazione c'è. Io ringrazio il signor sindaco e tutti coloro che sono venuti oggi qua, con un applauso da parte mia. Grazie. No, allora, noi sicuramente, diciamo, io ci tenevo ad essere presente stamattina perché Pietro mi ha invitato, ma anche perché il consigliere comunale Michele Speciale si è fatto portavoce di questa esigenza. Credo che sia un'esigenza legittima. Questo piccolo parco verde di Termini Imerese, diciamo, fino a qualche tempo fa era abbandonato all'incuria, perché ovviamente purtroppo il comune di Termini Imerese, con le note difficoltà di natura economica che ha, non è in grado in autonomia e da solo di poter gestire tutte le aree verdi. Ma noi, così come ha detto correttamente Pietro, vogliamo, intendiamo restituire all'antico splendore ogni angolo di questa città, farlo con passione, con amore, nel rispetto ovviamente di quelle che sono le nostre tradizioni.
E qui abbiamo un artista che ha potuto, in quest'area verde, ha potuto esprimere quelle che sono le sue grandi capacità e doti artistiche e quindi tradizioni proprie artigianali che molto spesso in quest'ultimo periodo sono andate perdute. E ho avuto modo di vedere stamani tantissime opere realizzate in tufo che rappresentano sia monumenti del passato, sia anche opere di natura religiosa. E per questo sono felice che l'amministrazione comunale possa stare accanto, grazie sempre anche al fatto che, ripeto, il consigliere speciale e tantissimi altri componenti dell'amministrazione comunale hanno nei loro programmi e nei loro obiettivi. Quindi faremo il possibile per ciò che sarà possibile fare, ovviamente sempre nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali nonché della legge. Ricordo e ringrazio con l'occasione anche Alfonso Vocascio che ha contribuito alla inaugurazione di questa area verde che è stata restituita alla città. Quindi cosa dire, stamattina si inizia una settimana di lavoro intenso per l'amministrazione comunale, per me, ma si inizia con il sorriso in bocca perché siamo stati in un'area recuperata della città di Termini Imerese dove tra l'altro invito i tantissimi nostri concittadini e non a venire a visitare perché veramente ne vale la pena. Qua in via Vittorio Amedeo tra piazza Sant'Antonio e l'incrocio tra via Armando Diaz e via Monachelle. Quindi un invito a tutti a venire a visitare quest'area. Grazie ancora a Pietro, a Michele Speciale, a Alfonso Locascio, a tutti gli intervenuti e a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare e sostenere questa nuova iniziativa dentro la città di Termini Imerese. Grazie ancora a tutti. Va bene, grazie. Capo allora.